Allora, questo conflitto fra Andrea e Giuseppe, è difficile questa convivenza? Beh, ormai siamo una coppia di fatto, sì. Abbiamo trovato il nostro equilibrio, a forza di dai e dai, dopo 27 anni. Insomma, pluridecennale. Senti, ma quando ti svegli la mattina ti confondi oppure sai esattamente? Ma sai che una volta probabilmente mi confondevo, una volta mi alzavo e non ero, e invece adesso non mi confondo più. Senti, avere una sorta, fra virgolette, di alter ego, cioè di trovare una rappresentazione diversa, è molto impegnativo, perché si rischia di metterci qualcosa del proprio, però bisogna anche rimanere un po' neutrale. Ma guarda, in realtà poi è anche una sorta di scudo di difesa, eh? Sì. Perché poi in realtà sul palco ci va il tuo alter ego e tu sei al riparo, quello che dici lo dice lui, tu puoi sempre difenderti in questa maniera, quindi è una doppia... Può servire, maschera molto. Sì, ti puoi raccontare vicende che sembrano quotidiane, e fa capire invece come sia ridicola un po' la nostra vita, cioè a volte non sappiamo neanche cogliere quell'aspetto goliardico. Forse Giuseppe in questo è bravo a far capire che delle volte possiamo anche un po' riderci addosso, insomma. Ma quella dovrebbe essere la cosa fondamentale per noi esseri umani. Io credo che chi non è capace di ridere di se stesso vive veramente male. E abbiamo conflitti tutti i giorni con chiunque, per cui anche Andrea è capace di ridere di se stesso. Fortunatamente siamo capaci entrambi e quindi ci diamo man forte in questo. Il teatro, che è completamente diverso dalla televisione per tempistiche, per modalità, eccetera, a volte complica la vita di attori, comici, eccetera, perché rende tutto molto più complicato in televisione. Invece il teatro dà più ampio respiro. Non è facile però leggere, come dire, tenere il palco per tanto tempo senza essere banali, senza essere ripetitivi. Quindi tu hai questa grande capacità, questa grande virtù che la gente apprezza. Ma io infatti lo dico sempre, sono loro che sono bravi, perché io mi rimetto in gioco ogni due stagioni facendo uno spettacolo nuovo, costruendolo e portandolo a loro giudizio. I riscontri sono positivi, quindi davvero è bello provarci, è bello mettersi in gioco, perché dall'altra parte comunque sono persone ricettive che stanno attenti, ti giudicano e quindi di conseguenza se va bene qui dove mi hanno visto in tutte le salse può andare bene ovunque. Poi credo che tu abbia un grande pregio, che è quello di non essere, come dire, scontato, cioè ogni sera, pur ripetendo comunque sì, una traccia che deve essere quella, perché ovviamente sennò si va al di fuori, però forse ti diverti nello scoprire sfaccettature diverse. Ma sì, io lo dico sempre, uno spettacolo nasce dopo due stagioni, quando è ora che finisca e cade nel dimenticatoio, è perfetto, perché hai proprio smussato tutto, hai oliato perfettamente gli ingranaggi, e poi se uno va sul palco, fa il mio sto mestiere, va sul palco e non si diverte, io il compito non sarei capace, certo, di farlo, capito? A meno che non ti capiti qualcosa per cui vai sul palco con la morte nel cuore, allora quella sera tiri fuori il mestiere. Però fortunatamente non capita, ecco. Senti, nella tua comicità c'è quella capacità un po'... potrebbe essere una regione completamente diversa come la Campania, Napoli, eccetera, cioè quella capacità di deridersi, come abbiamo detto prima, ma anche di dare il valore giusto alla vita, cioè quelle cose che a volte dobbiamo così, ci perdiamo, no? Invece nelle cose semplici si riscoprono delle grandi verità, delle grandi profondità. Quello è vero, perché purtroppo siamo sempre abituati da tutto ciò che ci circonda, dai messaggi che ci vengono dati dai media, siamo abituati a correre. Poi ti accorgi che in realtà tante volte corri per niente, perché poi se ti manca quello tu puoi correre finché vuoi, ma... e quindi... Senti, Giuseppe non porterebbe mai Andrea al caminetto perché costa troppo e poi non sei una bella donna, quindi... No, tu dove porteresti invece Giuseppe? Ma io Giuseppe lo porterei in osteria. Io vengo dal mondo delle osterie, quindi nei primi anni 80 frequentavamo le osterie a Bologna, io ho fatto l'oste a Bologna e quindi lo porterei proprio in osteria. Un boccale di birra, di quella buona, un panino. Di quella artigianale, di quella di moda adesso. Di quella alla vecchia, no, ma anche lui che come andava di moda allora. Che sempre erano anche un po' acquose. Andava benissimo. E era la compagnia che faceva, quindi lo porterei lì. Bene, e noi lo aspettiamo in osteria. Ciao.